Torre del Lago Puccini, alle mie spalle vedete il rinomato teatro di opera lirica, nella cui sala Belvedere per tutto il mese d'agosto sarà esposta la personale di Silvano Campeggi, artista eclettico, illustratore, pittore, ma specialmente conosciuto per aver raffigurato in locandine i volti più noti del cinema e di personaggi famosi a livello mondiale. Nella fattispecie la mostra è basata sul tema delle donne di Puccini. E comunque nell'esposizione sono presenti anche alcune fra le locandine cinematografiche che hanno reso celebre Campeggi. E lo stesso maestro Silvano Campeggi, con grande disponibilità, ci ha concesso un'intervista in cui abbiamo ripercorso gli inizi della sua carriera e in cui abbiamo capito cosa è che lo ha ispirato per questa sua mostra personale. Silvano Campeggi, quando si è pittori, illustratori, perché si decide di dedicare più tempo comunque alla realizzazione di locandine? Beh, il cinema è sempre affascinante, no? Fascinoso e tutto il resto. E poi mio padre era tipografo e di conseguenza è successo che a un certo punto lavorava con Bemporad. Bempo dell'ebreo, c'erano problemi razziali e di conseguenza nascevano molti problemi su questo fatto. Tanto più che non è che stavo studiando, facevo le medie e mi dice: guarda, finisci le medie perché poi ti metterà a lavorare perché ha bisogno, io non so quello che succederà, però devi dare una mano alla famiglia. Amavo disegnare ma non sapevo, insomma. Non è che ero il più bravo della classe, anzi ho preso zero più. E il più era per l'incoraggiamento, secondo il professore, perché non capiva forse le cose come le mettevo, come le facevo. Incredibilmente a scuola non prometteva così bene. No, però il pallino ce l'avevo sempre. Allora, niente, mi mise a lavorare in un'azienda grafica dove si faceva un po' tutto, i cliché. Però era una delle prime aziende grafiche di Firenze. Da dove sono nati tutti, è stata da lì, sono partiti tutti, hanno imparato il mestiere, hanno messo la propria azienda e si sono emancipati. Poi io dipingevo anche un po', io sono andato sulla costa San Giorgio, non so qua, e il Rosai era più avanti, in via San Leonardo, e fin da bambino si passava davanti allo studio, mia mamma diceva: guarda, lì ci sta un pittore, poi piano piano si passava sulla porta, ci salutava, e quando ho cominciato ad avere qualche disegno, l'ho portato a far vedere. Il bello è che io ho sempre amato i colori vivaci e sempre dipinto con colori quasi puri, un segno grafico e poi dei colori messi in qua e là. Allora dice Rosai: disegni bene, però questi colori falli più pittorici, cioè, metti più merda nei colori. Perché era il suo concetto, lui mandava tutti a vedere la cappella quella la chiesa del Carmine, sì. Dipinta da Masaccio. Esatto. E lui amava questi colori, perché pensate che quella cappella lì, la chiesa fu bruciata perché ci fu un incendio, sicché erano ancora più affumicati del tempo, e lui amava questa maniera. Poi c'è stata la guerra e dopo la guerra subito ho lavorato con la Croce Rossa americana, facevo risalti a soldati. Certamente l'unico lavoro interessante era il manifesto cinematografico. Io ho fatto il primo manifesto di Aquila Nera, il primo film di Freda, pensate a questo manifesto, questo film è stato primo degli incassi del 46. Come esordio. Rientrarono le casse cinematografiche americane, la Metro, la Warner e tutto, e mi presentarono come promessa nuova. E sono rimasto, la Metro dopo è diventata casa mia. Ho lavorato moltissimo alla Metro, ero di famiglia. E da allora ho cominciato, il secondo anno che ho lavorato ho fatto Via col Vento, e a Livorno ho fatto sempre con questo Martinati, ho fatto Casablanca. E quindi una carriera che allora ho cominciato a lavorare. Più di 3.000 locandine a tutt'oggi. Film importanti, Ben-Hur, L'Americano a Parigi, Gigi. Io ho finito Venere in Bisone, ecco, poi la gatta sul tetto che scotta, West Side Story, insomma così.
Quindi maestro, poi arriviamo, è il caso di dirlo, ai giorni nostri. Circa 3 anni fa, nel 2006, lei comincia a pensare alle eroine pucciniane. Cosa la intriga particolarmente delle donne pucciniane? Ma un po' tutte, perché poi parlandoci, tanto di capire un po', qualcuno l'ho capita di più, qualcuno ancora ci giro intorno, ma insomma mi era rimasta la Tosca più difficile di tutto. Quindi certamente lei con un disegno riesce a sintetizzare il carattere, possiamo dire forse, di un'intera opera lirica, perché l'eroina di un'opera alla fine condensa, non è vero? Avendo disegnato tutte le attrici, le più importanti, io l'anno scorso ho fatto una mostra all'Inconsciente a New York dei ritratti di attrici, di conseguenza forse ci ho messo anche inconscientemente qualcosa di queste attrici in queste donne. Complicato. A Silvano Campeggi, come amante della lirica, qual è l'opera pucciniana che piace maggiormente? Ma certamente la Bohème, fa parte del nostro carattere, di tutto. La Mimì l'ho fatta bene, la Turandot, la Butterfly, insomma, queste sono le più facili, va bene. E la Tosca ha richiesto veramente un approfondimento diverso. Mi sono trovato un po' leggermente di difficoltà inizialmente con Gianni Schicchi, invece ora mi è venuta bene, bella fresca, bellina.